Ok, buonasera a tutti quanti. Stasera do inizio a una nuova rubrica. La voglio chiamare I miei tre punti interessanti. Quello che vedete lì è la Sardegna e noi andiamo qua, a un posto che si chiama Tortolì. Quindi tutte le persone che sono da queste parti o comunque che abitano in Sardegna, io volevo un attimino portare l'attenzione a un fiume, un torrente dalle parti di Gadoni. No, adesso non so se. Allora, io non conosco il nome di questo fiume che vedete, lo sto indicando con la freccia. Qua c'è una tomba dei giganti. Fa attenzione solo che non sia un parco naturale. Adesso io purtroppo non sono molto informato sulla Sardegna, però sto vedendo qua un fiume che si fa tante di quelle curve a S che fanno abbastanza paura. E secondo me questo è un posto molto interessante perché comunque il terreno mi ricorda molto quello australiano. Ma non sono solo interessato a questo fiume che vi sto indicando con la freccia, ma anche a questo torrente che c'è qua. Guardate che roba. Questo è un bel torrentello, secondo me interessante. Eccolo qua. Quindi vedete le coordinate in basso a destra, qua, che adesso sono cambiate, ma io riporto la freccia in quel punto lì e siamo a 944 metri di altitudine, le coordinate le vedete lì a fianco, ok? Queste sono le coordinate del torrente, mentre invece il fiume che si trova sotto, qua non abbiamo neanche un nome della strada, di una statale o cosa sia, boh. Il fiume qua sotto, eccolo qua, e invece su queste coordinate, siamo a 605 metri sul livello del mare, ok? Questo secondo me è un punto molto interessante. Quindi, cioè, tutti quelli che abitano in Sardegna che vogliono sapere un po' dove andare, almeno a fare una prova, io questo punto qua lo ritengo molto interessante. Guardate qua che roba, qua ci sono delle argille, si vedono chiaramente. Guardate che roba, ecco qua, guardate che roba sto fiume, pazzesco. Segnatevi le coordinate, le vedete lì in basso a destra. Qua c'è anche un bel canyon, guardate che roba. No, io abitassi in questo posto qua mi farei le domeniche lì. E boh. E va bene. Comunque in Sardegna ci sono delle miniere d'oro. Ce ne sono un paio, sono chiuse, però comunque oro è stato trovato. Adesso ci portiamo fuori. Adesso ci portiamo. Allora. Ok, adesso portiamo fuori. Ok, tac, siamo fuori e andiamo dalle parti in Piemonte. Allora, in Piemonte abbiamo tanti torrenti interessanti, il primo è l'Orco, è questo qua. Adesso andiamo a vederlo, eccolo qua. Questo è l'Orco, non mi serve neanche vedere il nome. E questo qua a fianco, dove c'è San Benigno Calabrese, sì, Calabrese, Canavese e il Malone. Ok? Allora, il Malone secondo me è più aurifero dell'Orco, quindi anche qua sul Malone adesso ho Riva Rossa che è da queste parti qua, vedete le coordinate in basso a destra, oppure andando a monte dalle parti qua di Rostagno. Lì ho trovato dell'oro, è un posto molto interessante. L'oro qua è molto fine, ma ce n'è in tante, c'è in tanta quantità. Ok? Anche questo bel curvone qua, guardate che roba. Quindi anche quello, segnatelo, torrente Malone. Concentriamoci sul Malone, non solo sull'Orco, perché se voi vi concentrate solo su una stella, perdete l'importanza celestiale di tutto il creato. Va bene. Adesso zoomiamo i fori. Ok. Adesso ci avviciniamo a un'altra postazione che avevo visto in Toscana. Andiamo alla Toscana. Allora, l'altro posto era qua in Toscana. Era questo torrente qua. Anche questo qua fa delle belle curve, guardate che roba. È dalle parti di Campagnatico, ok? Quindi tutti gli amici che sono in Toscana, Campagnatico, c'è questo torrente che si chiama Lombrone. Secondo me vale la pena, anche lui fiume, un torrente. Adesso non so esattamente se è un fiume o se è un torrente, ma secondo me qua ne vale la pena. Ok?
quindi soprattutto questo curvone che fa qui, le coordinate le vedete in basso a destra, poi anche sto altro torrente qua sotto, che non so se è sempre lui perché non mi appaiono i nomi. Comunque anche lì e la località cambia, si chiama Piantaverna, ok? Anche questo qua, date un'occhiata se siete dalle parti, se siete in Toscana, da quelle parti lì io ficcherei il naso anche lì. Ci sono una bella serie di torrenti e secondo me, guardate, cioè questo qua arriva da praticamente da Granaione fino a l'abbandonato simpatico come noi, guardate che roba, cioè è molto bello anche questo, secondo me qui qualcosa può esserci. Ok ragazzi, niente, questi sono i miei tre consigli per questa settimana. La settimana ne vediamo altri tre, non abbiamo un giorno definitivo per queste cose, oggi fa, cioè guarda caso è lunedì, però se magari li metto di martedì, mercoledì, non incazzatevi, comunque i tre ve li tiro fuori ogni settimana. Ok ragazzi, buone ricerche, fatemi vedere tramite email luca@toth.it, mandatemi le foto di tutto quello che trovate, soprattutto in questi tre punti, perché io sono interessato. Io sto lavorando come un cercatore ad alta quota a questo punto, cioè se io fossi in quei posti lì passerei le domeniche finché non mi esce qualche granulo da questi posti, che secondo me comunque il terreno è buono, io vedo un bel terreno qua. Ok ragazzi, niente, ciao, ci sentiamo alla prossima.